Ok, adesso che finalmente il letto per il mio amico è stato fatto, il piatto a doccia è finito, è utilizzabile e vi devo dire che il piatto a doccia a distanza di 3 settimane sta resistendo abbastanza bene, ancora non dà segni di cedimento, quindi probabilmente ho fatto delle scelte corrette sia in termini di legno che in termini di finitura, però vedremo come va. Oggi posso dedicarmi al laboratorio. Posso finalmente iniziare a costruire qualche mobile. Il primo mobile che ho pensato di costruire è un mobile contenitore, una cassettiera sostanzialmente, che sarà metà cassettiera e metà supporto per la CNC, con due altezze differenti. Chi di voi mi segue su Instagram ha già visto lo schizzo di come verrà il mobile. A differenza di quello che ho pubblicato, alla fine ho deciso di mantenere due altezze diverse. Un'altezza più bassa per la CNC, 75 come un tavolo, perché è profonda 120 e ho bisogno di raggiungere anche la fine. E un'altezza più alta per la cassettiera, che è 90, praticamente l'altezza di un bancone. La cassettiera avrà veramente tanti cassetti, perché saranno 35. Parte di questi saranno dedicati agli attrezzi, parte di questi invece saranno dedicati alla minuteria e per questo poi ci sarà un video dedicato a come dividerò i cassetti, più un cassettone finale che sarà un po' più alto degli altri che permette di contenere tutte quelle cose di stoccaggio che non ci stanno in un cassetto normale, scatole di viti aggiuntive e cose così. Oggi ovviamente partirò dalla struttura. Non farò interamente la struttura in legno per il semplice motivo che la CNC ha bisogno di essere messa in bolla e deve avere un supporto un po' più solido perché pesa e si muove parecchio durante il suo utilizzo. Quindi manterrò dietro il mobile basso la struttura originale in ferro che avevo, che non sono altro che delle gambe del tavolo che avevo nella vecchia casa. Per realizzare i mobiletti uso il metodo standard, quindi ogni mobiletto avrà due fianchi, un sotto, mancherà completamente il retro in cui ci sarà solamente una fascia di supporto e una fascia superiore che servirà sia a dare struttura che poi ad ancorare il top. Mentre per quanto riguarda la base, avrà una base rientrata come quasi tutti i banconi per permettere di mettere la punta del piede. E sarà una base condivisa tra tutti i mobiletti, perché i mobiletti li ho fatti singoli perché nel caso un domani dovessi spostarli da qualche altra parte, almeno la modulistica da 60, che è una modulistica standard dei mobiletti per le cucine, per tutto, potranno essere spostati, ma la base ho deciso di farla unica per dare più solidità al tutto. Per tenere assieme i mobiletti userò semplicemente i fori a tasca, che è una tecnica fantastica secondo me perché semplicemente permette di non avere viti in nessuno spazio visibile, tutte le viti possono essere nascoste o sul fianco o sul retro, anche se in questo caso avrò una piccola eccezione per l'ancoraggio al top che vedrete dopo, però comunque sarà nascosta dal cassetto frontale. Che dire, niente, partiamo e come sempre vediamo cosa succede. Thank you.
Ok, le strutture dei mobiletti sono finite, adesso il prossimo passo sarà riempire di cassetti, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Come avete visto, non ho messo il fondo nei mobiletti, perché praticamente davanti sarà coperto di cassetti e quindi è completamente inutile avere un fondo. Mentre sulla fascetta posteriore ho fatto dei foratasche che puntano verso l'alto in modo tale da poter fissare il mobiletto al top. Sul davanti, la fascetta orizzontale messa nell'altro senso, invece avrà semplicemente delle viti passanti. Alla fine ho deciso di ancorare tutto sia alla struttura di base sia alla parete per rendere tutto un po' più solido, più caldo, perché come vi dicevo sono 35 cassetti, molti dei quali, 25 dei quali saranno porta minuteria, quindi teoricamente raggiungeranno un peso non indifferente. Non vorrei che estraendo il cassetto, che avrà delle guide a estrazione totale, il mobiletto tenda a venire avanti, quindi i mobiletti sono tutti stati ancorati tra di loro e sul fondo. Quello che mi rende davvero felice è essere riuscito a fare la modulistica del muro, quindi ogni mobiletto che è 60 cm a destra e a sinistra fila perfettamente con la modulistica dei pannelli a muro. Questo è una fissa praticamente solo mia, cioè nel senso, io mi piace che nei progetti e nel design in generale ci sia un allineamento. Questo perché secondo me il design non è esclusivamente bellezza fine a se stessa, è soprattutto equilibrio, e quando iniziamo ad avere degli allineamenti, una modulistica, un modulo che si ripete, anche se in realtà uno non se ne accorge, perché è proprio l'equilibrio delle cose che è quello che fa sentire un prodotto bello o un prodotto non bello. Poi questi sono semplicemente dei mobiletti di una cassettiera, quindi non stiamo parlando di alto design. Nel prossimo video vedremo indubbiamente i cassetti, perché penso che partirò da quelli. I cassetti e l'altra parte che non ho ancora deciso se farla a cassetti o a ripiani, perché nell'altra parte che avete visto, quella più bassa, con dietro la struttura in metallo per dare solidità alla CNC, i mobiletti davanti sono meno profondi, perché sono profondi solo 35, e dovranno semplicemente ospitare le punte per la CNC, il computer che governa la CNC e la tastiera e il mouse. Quindi non so se fare un'antina e tirare fuori la tastiera o fare un cassetto, perché essendo più bassi non si riesce neanche tanto ad andare sotto con la sedia, non ci stanno le ginocchia. Però vi chiedo un consiglio: ho pensato di mettere, dove avete visto che ho tolto il pannello e ho fatto passare i cavi, un monitor per la CNC. Io ho un monitor da usare, però è un monitor molto piccolo, nello spazio un po' si perde, e siccome, come vi dicevo in altri video, mi manca anche totalmente l'aspetto sonoro e multimediale del laboratorio, adesso c'è un semplicissimo Amazon Echo che riproduce la musica e non fa giusto il suono giusto e soprattutto è scomodo, pensavo di mettere invece un televisore diciamo sui 32-40 pollici dovrebbe essere la misura giusta. Se mi consigliate un televisore nei commenti mi fate un favore, un televisore che sia magari anche una Smart TV, così almeno ho anche tutte quelle funzioni che sono comode. Per esempio potrei far girare dei video di YouTube mentre lavoro, potrei accendere direttamente Spotify, quindi lasciatemi un commento. Se il video vi è piaciuto anche questa volta lasciate un like, iscrivetevi al canale perché finalmente il laboratorio inizia a riempirsi con qualcosa, e noi ci vediamo alla prossima.